Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Ken Filibustiere. Ken Filibustiere si presenta con il fumogeno, lo squarcio del drago e il calcio rotante ed è disponibile nel negozio oggetti evento su Fortnite Salva il Mondo al costo di 2800 di oro. Il suo vantaggio standard, nebbia marina, il fumogeno ripristina integralmente gli scudi, mentre il suo vantaggio comandante, nebbia marina più, il fumogeno ripristina integralmente gli scudi e congela i nemici per 5,5 secondi all'attivazione. Allora, il funzionamento di questo eroe è molto semplice, raga. Ovvero il suo fumogeno congelerà tutti quei nemici che si trovano appunto all'interno del fumogeno nel momento in cui voi utilizzerete quell'abilità. Ciò cosa significa? Significa che uno zombie che passerà dopo all'interno dell'area del fumogeno, e per dopo intendiamo dopo che è stata attivata, subirà solamente l'effetto del rallentamento, perché come voi tutti ben saprete, il fumogeno applica le catene ai piedi e quindi rallenta tutti gli zombie. In questo caso, quindi, usato alla attivazione andrà a congelarli, mentre gli zombie che purtroppo non riusciremo a congelare subiranno solo l'effetto del rallentamento. Purtroppo con questo fumogeno non è possibile congelare i mini boss epici. Allo stesso tempo, oltre al congelamento con la perk comandante, recupereremo sempre tutto lo scudo ed è possibile congelare qualsiasi tipo di nemico ad eccezione appunto dei mini boss epici. E se ve lo state chiedendo, sì, è possibile congelare anche uno smasher che carica. Comunque, oltre al fumogeno, potrete abbinare l'abilità allo squarcio del drago, quindi potenziare ulteriormente lo squarcio del drago. Il calcio rotante, seppur utilissimo con altre build di eroe, comunque non è un'abilità che prediligo particolarmente, diciamo. Però nel complesso, avere quella stabilità di vita, perché comunque nel complesso vado a mettere Sara alchimista nella build. Questo eroe, comunque, ogni volta che vado a utilizzare il fumogeno mi ripristina integralmente gli scudi, quindi recuperiamo sia la vita sia lo scudo, appunto col fumogeno. La vita, se appunto saremo all'interno del l'aura del fumogeno. Ovviamente in questo video ci stiamo molto basando sull'eroe come primario, la novità è comunque lui, ma come vantaggio squadra da utilizzare per qualsiasi altra build, secondo me non è assolutamente da sottovalutare. Ripristinare gli scudi in un momento abbastanza critico, per esempio nella missione del Re Mitico, quindi abbiamo comunque una perk usufruibile con molte altre build, diciamo che comunque risulta abbastanza efficiente, e non solo in quella situazione, anche andando a utilizzare l'eroe primario che incrementa il raggio appunto del fumogeno. Riusciremo appunto a fornire supporto a tutta la nostra squadra molto più facilmente. D'altra parte, se non siete dei giocatori con una vasta gamma di eroi tra cui scegliere per appunto andare a affrontare la missione, beh, questo eroe potrebbe inserirsi molto facilmente nella vostra build ed essere molto di aiuto in certe circostanze. Ovviamente raga, la perk che rigenera lo scudo avrà effetto solamente su di voi, al contrario di quella di Sara Alchimista che rigenera la vita, che avrà funzionamento su tutto il team. Però in quest'ultima l'unica variabile è che tutti i giocatori devono appunto essere all'interno del fumogeno. Perciò, per forza di cose, una build molto intrigante per questo funzionamento potrebbe essere quello che incrementa appunto il raggio del fumogeno. Ma poi è tutto secondario, va molto anche in base al tipo di missione, ai vostri gusti, a come vi piace giocare, eccetera eccetera, come ogni volta. Allora, parliamo un attimo della build utilizzata per questo video. Innanzitutto ho messo Ken Filibustiere come primario, ovviamente, e il vantaggio squadra di Buone Feste. Comunque purtroppo il fumogeno non è possibile spammarlo moltissime volte, diciamo, con questa build. Abbiamo fumi medicinali, il fumogeno cura gli alleati di 10 salute base ogni secondo, poi fumo infinito, aumentiamo il raggio di fumogeno del 46%, tasche profonde, quindi riduce il costo energetico del fumogeno del 38%, cintura degli attrezzi, diminuiamo il recupero del fumogeno del 18%, e infine freddo al tatto, aumento il danno contro i nemici congelati del 14%. Anche se comunque con un senno di poi probabilmente andrei a potenziare quello che è lo squarcio del drago, così da poter utilizzare comunque le due abilità in combo. Diciamo che comunque la build su questo eroe come primario non so quanto me l'andrei a sviluppare per giocare, quanto più la inserirei in altre build per appunto ottenere il ripristino di scudo immediato con quello che è il fumogeno. Faccio appunto l'esempio del Re Mitico.
Beh, ragazzi, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Mi raccomando, non fatevi scappare questo eroe, perché potrebbe essere un ottimo eroe da inserire in moltissime vostre build. Io vi ringrazio di aver guardato fino a qui il video. Ci tengo molto a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Vi ricordo infine di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così da non perdervi nessuna novità. Io per oggi vi saluto, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! Ricorda che puoi utilizzare il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite per supportare la crescita di questo canale.